A fluttuare sopra la Terra in una navicella spaziale c'è l'astronauta Pericle, che è uno scimpanzé, quindi naturalmente inizia a dare di matto quando le cose vanno storte. Per fortuna si tratta solo di una simulazione condotta dal suo collega, il capitano Leo Davidson, che tranquillizza lo scimpanzé frenetico con la minaccia di non ricevere alcun cibo. L'anno è il 2029 e l'aeronautica militare degli Stati Uniti ha una stazione spaziale chiamata Oberon, dove i primati vengono addestrati per le missioni spaziali. La superstar scimmiesca preferita di Leo è il cromosoma potenziato Pericle, con cui ha trascorso gli ultimi 2 anni nello spazio. Il tempo personale di Leo viene interrotto quando l'energia dell'Oberon oscilla e si interrompe momentaneamente. Il comandante Karl Vasic gli avverte che una tempesta elettromagnetica si sta avvicinando alla stazione e Leo, a malincuore, decide di inviare Pericle a indagare. Lo scimpanzé viene lanciato fuori dalla Oberon in una capsula e inizia a svolgere tutte le sue normali operazioni. Ma non appena raggiunge la tempesta il suo segnale scompare. Dal momento che Karl ritiene che la tempesta sia troppo pericolosa per mandare qualcun altro alla ricerca di Pericle, Leo lo fa da solo, volando direttamente nella tempesta per trovare il suo amico. Individua Pericle, ma la sua capsula scompare improvvisamente in un lampo di luce, prima che lo stesso fenomeno faccia precipitare Leo fuori dalla tempesta e uccida l'energia della sua capsula. Karl riceve un messaggio da una versione futura di se stesso, che grida Mayday mentre la stazione spaziale si sta schiantando. Un altro raggio di luce colpisce Leo facendogli attraversare lo spazio e il tempo e facendolo apparire sopra il pianeta Ashlar nell'anno 5021. Precipita ferocemente verso la superficie, schiantandosi tra gli alberi e affondando sul fondo di uno stagno. Riemerge e incrocia rapidamente un tribù locale, Karubi, e sua figlia Daena, che lo ignorano e scappano. Decide di unirsi al branco di umani in fuga quando vede che stanno scappando da scimmie umanoidi a cavallo con armatura, che rapiscono gli umani e gettano i bambini nei sacchi. Mentre Leo evita i rapitori, Daena e Karubi vengono catturati, ma Leo arriva al limite della giungla e vede che non c'è modo di sfuggire alle scimmie, prima di essere messo fuori combattimento da un saltatore. Il capitano si risveglia mentre gli umani vengono messi in gabbia e si rende conto che le scimmie umanoidi possono parlare quando incontra lo scimpanzé generale Tade e il suo secondo in comando, il gorilla colonnello Attar. Viene riportato alla loro oasi nel deserto insieme agli altri schiavi, viene preso in giro per le strade e arriva a casa del proprietario di schiavi Limbo, un orango che si fa beffe della merce ma compra tutto. Tade arriva di cattivo umore, avendo subito una razzia dei suoi raccolti da parte degli umani. Così Limbo racconta di un vecchio rimedio contadino per proteggere la propria fattoria sventrando un umano e appendendone la carcassa, ma la fazione dei diritti umani gli sta già addosso. Per il compleanno di sua nipote compra una piccola schiava umana, che viene fornita con un collare gratuito e l'avvertimento di sbarazzarsene entro la pubertà. Gli esseri umani vengono portati fuori e marchiati come proprietà di Limbo. Così l'attivista Ari rompe rovesciando il ferro da stiro e chiedendo la libertà degli esseri umani. Leo prende Ari in ostaggio con il ferro rovente ma le chiede di aiutarlo, così lei decide di comprare lui e Daena. Ari fa lavorare i due come servitori nella casa del padre, il senatore Sandar, ma gli dice di tenerli lontani da tutto fino a quando non si saranno rotti la casa. Leo cerca di fuggire, ma viene tenuto d'occhio dalla guardia del corpo di Ari, Krull, che inizia ad addestrare Leo facendogli dare da mangiare agli ospiti. Al banchetto partecipano alcuni senatori, tra cui Nado, oltre a Tade e Attar. Tade dice a Sandar che la malattia del padre gli impedisce di partecipare. Gli umani selvatici sono ora più numerosi delle scimmie 4-1, poiché continuano a riprodursi. Così Nova, la moglie di Nado, suggerisce di sterilizzarle tutte, ma scopre che sarebbe troppo costoso. Tutte le scimmie venerano un salvatore tipo Gesù, chiamato Semos, di cui Tade è un discendente diretto. Tade si fa beffe dell'idea di Ari che un umano abbia un'anima guardando nella gola di Leo, facendo perdere l'appetito ad Ari. Desideroso dell'influenza di Sandar, Tade insegue costantemente Ari nel tentativo di instaurare una relazione, ma lei conosce i suoi motivi nascosti e lo lascia sempre in sospeso. Questa volta, però, viene raggiunto da 2 guardie gorilla che hanno qualcosa da mostrargli, fuori dalla città e nella giungla. Gli mostrano dove si è schiantata la capsula degli astronauti e lui decide di ricompensare i messaggeri, spaccando loro la testa con delle armi improponibili. Quando Krull si addormenta, Leo evade con Daena e uno degli schiavi della casa, Tyval. Si introducono nuovamente nella casa di Limbo per liberare il resto della famiglia di Daena, un uomo di nome Gunnar e un ragazzo di nome Bern. Liberano anche la bambina dalla gabbia, prima di essere trovati da Ari e dall'altro schiavo Bon, che porta via la bambina da questo film. Ari si unisce alla ribellione e li fa uscire di nascosto dalla città, ma viene individuato da Attar che inizia a inseguirli. Karubi si sacrifica per salvare la figlia, ma alla fine non fa nulla per il gorilla e viene abbattuto da Tade, il diavoletto sulla spalla di Attar. Arrivati alla capsula di Leo, Krull si offende per essere stato chiamato scimmia, poiché le scimmie sono al di sotto delle scimmie nella catena evolutiva e appena sopra gli umani. Le scimmie sono spaventate dall'acqua perché non sanno nuotare e Leo si tuffa e recupera le provviste dal relitto, trovando le vittime di Tanes lungo la strada. Emerge con una pistola e un comunicatore, rendendosi conto che l'Oberon ha già raggiunto il pianeta e che probabilmente la sua squadra lo sta aspettando. Non appena iniziano a dirigersi verso di essa, Limbo si presenta per reclamare la sua merce, ma si rende conto di chi è al comando quando Leo gli mostra cosa può fare una pistola. Non volendo uccidere una scimmia disarmata, lo portano con sé,
e Krull distrugge la pistola come se fosse un'arma cattiva. Tornato a Ape City, Tade convince Sandarsa a dichiarare la legge marziale, dandogli il pieno controllo dell'esercito di scimmie per recuperare la figlia del senatore. Prima di partire, Tade va a trovare suo padre, che gli dice che un tempo le scimmie erano schiave dell'uomo e venivano tenute sotto controllo con le armi. Dice che l'ingegnosità umana va di pari passo con la loro crudeltà e di non permettere a Leo di raggiungere la loro area proibita di Kalima. Egli condanna gli umani all'inferno e poi muore. Raggiunta la zona proibita, Leo viene a sapere che la Bibbia delle scimmie insegna che Semos è stata la prima scimmia, che ha dato vita a Kalima e che un giorno tornerà. Ma prima il gruppo deve superare un fiume sorvegliato da un avamposto di scimmie, attualmente sorvegliato da Attar, alla ricerca dell'astronauta. Con la copertura delle tenebre, il gruppo ruba alcuni cavalli per attraversare il fiume e fa esplodere un razzo come diversivo, cogliendoli di sorpresa mentre attraversano l'accampamento. Un Attar infuriato riesce a legare il cavallo di Leo, costringendolo ad attraversare il fiume a nuoto con un Ari terrorizzato sulle spalle. Limbo non ha più bisogno di essere trattenuto, perché le scimmie hanno cercato di uccidere anche lui, e la notizia arriva a Tade, che raduna l'esercito di scimmie e marcia su Kalima. Krull resta sveglio tutta la notte a fare la guardia e Ari ci dice che un tempo era un grande generale, il cui allievo era Attar, ma che la sua carriera è stata rovinata per essersi opposto a Tade. Il mattino seguente il gruppo arriva alle sacre rovine di Kalima, per scoprire che si tratta solo della corruzione di un segno parzialmente oscurato, mentre in realtà sono i resti millenari dell'Oberon. L'astronave è alimentata da celle a combustibile inesauribili, quindi Leo è in grado di accedere ai registri, mostrando che Carte e la stazione spaziale si sono schiantati migliaia di anni fa mentre lo cercavano. Leo deduce che il vortice ha spinto lui avanti nel tempo ma non l'Oberon, con le scimmie che si sono evolute rapidamente e hanno preso il controllo della nave. Il tutto guidato da uno scimpanzé particolarmente aggressivo di nome Semos. Poiché tutti gli esseri umani e le scimmie discendono dai sopravvissuti dell'Oberon, i popoli circostanti iniziano ad affollare la Terra Santa alla ricerca di colui che sfida le scimmie. Dopo che inizia a formarsi un triangolo amoroso interspecie, Ari si reca all'accampamento delle scimmie per vedere il generale Tade nel tentativo di corteggiarlo e sottometterlo. Quando sente odore di umano su di lei, la marchia come tale e la rimanda a morire con i suoi nuovi amici. Quella notte Leo escogita un piano che prevede che tutti gli umani vengano visti dalle scimmie in bella vista. Nelle prime ore del mattino Tade e il suo esercito si avventano sugli umani, dove una coppia li attende come esca. Quando la prima ondata di scimmie viene inviata, centinaia di scimpanzé si avventano sul gruppo principale e inseguono il capitano fino all'Oberon, ma questi attiva i propulsori e annienta l'intera minaccia. Gli umani allora si avventano sui soldati sopravvissuti e li riducono in poltiglia. Avendo solo il succo sufficiente per eseguire questa operazione una volta, Leo sperava di ingannare il resto delle scimmie per farle fuggire, ma Tade è implacabile. Carica l'intero resto della forza direttamente in battaglia, saltando giù da cavallo e unendosi al divertimento, usando la sua mossa principale di scagliare il nemico fuori di sé e usando persino il suo cappello. Per dimostrare la loro forza, un gorilla spezza la schiena di Gunnar con una semplice spinta e Tyval cerca di spingerne uno per fare la sua parte, ma viene raccolto da un altro e ucciso. Quando Daena viene quasi eliminata, Ari le salva la vita e contribuisce all'uccisione della sua stessa specie. Attar individua Leo e cerca di vendicarsi, ma Krull, che si sta facendo strada tra le scimmie, intercetta il suo vecchio protetto e i due depongono le armi per un'epica sfida. Ma Attar, più giovane e molto più forte, lo monta immediatamente e lo colpisce a morte con un pugno a martello. Quando Leo si imbatte in Tade sul campo di battaglia, riceve il trattamento di lancio e, poco prima che Tade uccida il suo più grande fastidio, tutti vengono fermati da un forte botto. Un veicolo familiare scende dal cielo e atterra, aprendosi per rivelare che è pilotato da Pericle il Grande. Tutte le scimmie interpretano il suo arrivo come la seconda venuta di Semos, il loro dio, e le ostilità verso gli umani cessano improvvisamente, anche se non da parte di Tade. Pericle è stato spostato in avanti nel tempo come Leo, ed è appena arrivato sul pianeta. Pericle si imbatte nelle rovine dell'Oberon riconoscendo che è la sua casa, e Leo lo insegue ma viene seguito dal generale Tade, che continua a cercare di uccidere Leo mentre Ari gli dà il tempo di entrare nella nave. Tade picchia nuovamente Leo e sta per ucciderlo, ma Pericle cerca di aiutarlo, venendo scaraventato da Tade contro un muro. Avendo ora una seconda pistola dalla capsula, Leo spara al generale ma colpisce la sua armatura e gliela toglie. Vedendo che Tade si trova nel ponte di pilotaggio, Leo chiude la porta e lo intrappola all'interno. Attar vede il danno che Tade ha fatto a Pericle e decide di schierarsi con Leo quando scopre che Semos è il vero cattivo. Tade spara ripetutamente contro la porta, ma il rimbalzo fa sì che Tade si rannicchi sotto un pannello di controllo. Attar piange il suo vecchio mentore che lo ha ucciso a causa della menzogna di Tade e Pericle rivela di essere solo un po' scosso. Così Leo lo lascia con Ari per prendersi cura di lui mentre progetta di prendere la capsula. Leo bacia Ari, poi Daena lo bacia. Mentre ruba le sue cose, Limbo ringrazia Leo per avergli aperto gli occhi su un mondo di scambi con gli umani. Poi inizia a vendere aspirine a un gruppo di bambini. Salito a bordo della capsula intatta di Pericle, Leo lascia il pianeta delle scimmie e vola direttamente nella tempesta elettromagnetica, venendo colpito dalla luce e spedito indietro nel tempo. Leo ritrova la strada di casa e si schianta sulla Terra a Washington DC, davanti al Lincoln Memorial, ma si avvicina e scopre che ora è un monumento al generale Tade.
I poliziotti simiani, i vigili del fuoco e i giornalisti si precipitano su un Leo confuso. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.